Siamo produttori italiani di schermi per videoproiezione ed elevatori motorizzati per videoproiettori. Quest'anno abbiamo rinnovato il nostro stand, abbiamo uno spazio espositivo più grande degli altri anni e abbiamo sempre mantenuto, diciamo, i nostri colori riconoscibili, l'arancione, il grigio e poi chiaramente il nostro marchio in prima linea con il nostro triangolo azzurro. E presentiamo alcune novità importanti che riguardano sia la parte schermi che la parte elevatori. Per quanto riguarda la parte elevatori, presentiamo una evoluzione del prodotto della serie SIH, per cui un prodotto che fino all'anno scorso aveva portata 25 kg, un elevatore con portata 25 kg, con corsa 1 metro e 2 metri. Abbiamo potenziato la linea con un elevatore con corsa 3 metri. In più tutta la linea ha una motorizzazione più potente che permette il supporto di fino a 30 kg di peso, cosa che effettivamente con l'avvento degli chassis molto più ingombranti e pesanti ha la sua importanza. Forniamo il proiettore e la motorizzazione sempre con la catena portacavo inclusa, per cui i cavi di segnale e di alimentazione rientrano automaticamente all'interno di questa catena portacavo che permette appunto la loro chiusura senza possibilità di tranciamenti di cavi nel momento in cui la motorizzazione è attiva. Questo per quanto riguarda la parte degli elevatori. Per quanto riguarda la parte degli schermi abbiamo una novità molto sostanziosa che è una nuova tela per proiezione che ha delle caratteristiche notevolissime di ambient light rejection, quindi ha delle proprietà per cui nonostante il basso guadagno anche in interferenza di luci che vengono puntate, come potete vedere proprio dimostrato sul nostro stand con delle luci direzionali che colpiscono lo schermo, viene mantenuta un'immagine veramente molto vivida e ben contrastata. Possiamo eventualmente vedere anche una differenza con un campione di tela classica specifica per la proiezione 4K, in cui vediamo la differenza di vividità proprio dell'immagine. Questo è una tela molto particolare che può essere montata solo su schermi a cornice, che monteremo solo su alcuni tipi di cornice del nostro range di schermi a cornice. Che può essere fissata facilmente con degli elastici alla parte posteriore della cornice. La fiera è come al solito esplosiva, direi, per cui un sacco di visitatori, quest'oggi che è il secondo giorno ancora di più di ieri, afflusso notevole di operatori sempre molto molto interessanti e vedo veramente molto entusiasmo, molto interesse. Come al solito dà una spinta di inizio anno molto importante. Nel nostro stand ci sono, diciamo, operatori interessati, distributori, ma anche System Integrator che curano progetti chiave in mano per quanto riguarda tutta la parte sia audio che video, professionale soprattutto, ma ci sono anche degli specialisti della parte residenziale dell'home cinema a cui noi abbiamo appunto dei prodotti specificamente dedicati, ecco, che possono poi essere introdotti anche nella parte of professional, ma che effettivamente magari sono più dedicati sulla parte home cinema. Su questa linea di prodotti c'è una novità molto importante, per cui d'ora in poi monteremo una motorizzazione silenziosissima, praticamente non si sente, anche negli schermi ad incasso in controsoffitto, in cui effettivamente il controsoffitto fa da cassa risonante maggiormente rispetto agli schermi montati all'esterno, per cui appunto diamo questo plus al prodotto per dare ancora di più un valore aggiunto italiano a quelli che sono i nostri prodotti. Abbiamo, dato anche una veste nuova, sempre su questi prodotti un po' di alta gamma,
al contrappeso, con contrappeso un po' più di design, e anche la tensionatura viene fatta in modo un po' più, un po' diverso rispetto alla classica tensionatura, diciamo che ha una forma un po' più trapezoidale che permette che i fili non si accavallino sui bordi, per cui non, diciamo, anche il bordo nel momento in cui il telo scende rimane assolutamente perfetto, planare, senza marchi del filo tensionatore, ecco, sui bordi.